Il cammino è un grande percorso di introspezione che lavora in silenzio e ti scava dentro, passo dopo passo, i pensieri arrivano come il vento e tutto prende forma. Ce l'ha fatta il fanese Christian Buzzelli, 35 anni, che domenica ha concluso la sua terza missione. Dopo i viaggi in bici e senza soldi in Sicilia e Sardegna, ha attraversato a piedi Francia, Spagna e Portogallo, ma c'è da scommettere che non si fermerà. Infatti, dalla morte della mamma, ha cambiato la sua vita portando in giro per il mondo un messaggio di amore e speranza. Il viaggio, iniziato il 30 agosto, ha visto Christian prendere un aereo diretto a Lourdes. Da lì è iniziato il suo pellegrinaggio per 1000 chilometri lungo il cammino francese fino a Santiago de Compostela, per poi raggiungere il santuario portoghese. Un totale di 1578 chilometri percorsi in 68 giorni. Dopo le difficoltà iniziali, ma con la determinazione, l'entusiasmo e l'energia che lo contraddistinguono, ha affrontato ogni giorno tutte le strade e i sentieri che lo hanno condotto fino a Fatima. Christian, altra sfida conclusa, come stai e che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Sì, anche la terza e ultima sfida è stata conclusa, come vedete qua dietro di me c'è la cattedrale di Fatima. Un posto tra l'altro magnifico, dove c'è un'energia che ti porta alla pace dei sensi. Sono 3 giorni che sono qua e veramente ho la pace dentro di me, la pace dei sensi. Ora sto bene, molto bene. Cosa ho imparato da questo viaggio? Una domanda veramente difficile, perché le cose che ho imparato sono tantissime. Però quella che mi è rimasta più nel cuore è di non dare niente per scontato. Assolutamente no, quando sono partito mi sembrava di partire per andare a fare una vacanza o picnic, uno zaino, prendo, parto, faccio i chilometri, tanto il cammino di Santiago lo fanno tutti, e all'inizio ho preso tanti schiaffi, mi sono infortunato, mi sono dovuto fermare, tutto questo perché non avevo calcolato che invece il cammino di Santiago è un viaggio spirituale, non si va a fare la vacanza, è un viaggio che lavora in silenzio. Tu cammini, non fai niente, ma in realtà lui dentro di te lavora in silenzio. L'emergenza sanitaria però ha modificato il tuo progetto iniziale. In Francia non potevo andare nei bar, nei ristoranti, né dentro né fuori. In Spagna e in Portogallo invece sono molto rigidi con la mascherina, però in realtà puoi mangiare dentro, puoi mangiare fuori, puoi andare in tutti i posti. Per quanto riguarda dormire, che era la cosa che mi preoccupava, invece in tutti gli ostelli, da nessuna parte mi hanno chiesto il pass, quindi diciamo che ho potuto dormire tranquillamente ovunque. E dal punto di vista economico, come sei riuscito ad affrontare le giornate? Interessante, perché in realtà, come tu sai, io ho smesso di lavorare un anno e mezzo fa per scelta e quindi non avevo i soldi, nel mio conto corrente non c'erano i soldi. Mi sono inventato questa cosa che si chiama adotta una tappa. Come funzionava? Le tappe sono 82 e le persone potevano prendersi una tappa, che ne so, il giorno 7 di settembre era la tappa da San Giampio de Porre a Roncisvalle. Una persona poteva adottare quella tappa. Cosa vuol dire? Vuol dire che mi faceva una donazione, non c'era un prezzo fisso, mi faceva una donazione, poteva essere un euro, un milione di euro, e con quella donazione si prendeva quella tappa. Poi dopo io, tramite i social, li ringraziavo e gli mandavo delle foto, gli mandavo delle sorprese, tutto questo qua. E in 48 ore tutte le 82 tappe sono state adottate e ho ricavato più di 3.000 euro. E qual è lo spirito, ma anche il messaggio che hai voluto lanciare anche attraverso i social? Partiamo dal perché l'ho fatto e poi arriviamo allo spirito. Il perché l'ho fatto è perché sono convinto che dentro di noi ci sono dei superpoteri, e per tirarli fuori bisogna portare il nostro corpo all'estremo, sia fisico che mentale. E poi soprattutto perché voglio dimostrare al mondo che si può essere felici senza soldi, che si può avverare ogni nostro desiderio, che nella vita tutto è possibile, che c'è tantissima gente pronta ad aiutarci. Invece quello che ci fanno vedere sempre è sempre che tutto è brutto, che il mondo sta andando in rovina, ma in realtà c'è tantissima gente ogni giorno che aiuta i bambini poveri, che aiuta la fame nel mondo, che accoglie le persone. Io qua in questo momento a Fatima sono ospite in una casa di accoglienza di senza tetto, e sono rimasto per qualche giorno apposta per vivere questo tipo di esperienza magnifica. Quindi veramente un messaggio di luce che tutto è possibile, bisogna solo volerlo con tutto il cuore, e che la vita è una figata, e che la vita è una figata. Stai già pensando alla prossima missione? Appena tornerò in Italia aprirò un'associazione, ho già trovato delle persone con cui aprirla. E il nostro primo obiettivo è aprire un villaggio e aprire una scuola in Africa. Quindi con questo progetto, che si chiama L'amore inizia ad amarsi, vorrei finanziare questa scuola.
Io ti ringrazio, ti saluto, veramente grazie di cuore, vi saluto dalla cattedrale per chi ne la conosce e vi faccio vedere là dove c'è stata l'apparizione della Madonna, c'è la cappella e questa è Fatima. Ciao!